Il clan dei Casalesi, una delle più potenti organizzazioni criminali esistenti in Italia, venne fondato nella provincia di Caserta da Antonio Bardellino. Don Antonio era un boss astuto, potente e spietato, che dal 1980 al 1984 impose la sua autorità contro avversari del calibro di Raffaele Cutro e della famiglia mafiosa dei Nuvoletta di Marano. L'unico difetto che aveva Don Antonio era la presunzione di poter controllare la sua organizzazione anche andando a vivere lontano dal suo territorio, un difetto che un giovane gregario del suo clan gli farà pagare a caro prezzo. Quel ragazzo era Francesco Schiavone, detto Sandokan, ma se non voleva avere problemi con lui, era meglio che lo chiamavi semplicemente Francesco Schiavone, perché quel soprannome proprio non lo sopportava. Francesco Schiavone nasce a Casal di Principe il 3 marzo del 1954. Cresce tra le campagne del piccolo paese rurale della provincia di Caserta. Il papà si chiama Nicola ed è un allevatore di bufale. Da adolescente è molto irrequieto e inizia a delinquere da giovanissimo. Viene arrestato per la prima volta nel 1972. Da poco aveva compiuto i 18 anni. Venne arrestato per detenzione e porto abusivo di arma da fuoco. Resta poco tempo in carcere. Quando ritorna in libertà, l'idea di andare a lavorare non gli sfiora nemmeno la testa. Non vuole seguire le orme paterne e diventare un allevatore di bufale. Figuriamoci se va in campagna a sparcarsi la schiena, come fanno gran parte dei suoi concittadini, per guadagnare qualche lira a fine mese. Francesco Schiavone ha altri obiettivi. Lui vuole diventare qualcuno che conta per davvero nella società e intende raggiungere questo obiettivo a tutti i costi. Francesco Schiavone, ritornato in libertà, si fa notare per la sua influenza e aggressività. Colleziona una serie di denunce per porto abusivo di armi, spari in luogo pubblico, aggressioni e lesioni. Insomma, Francesco Schiavone, quando era giovane, era un ragazzo dalla testa calda. Si specializzò nel campo delle truffe assicurative. Divenne il terrore dei periti assicurativi dell'Agro Aversano. Chiedeva rimborsi assicurativi per incidenti mai verificatosi. E quando consegnava le relazioni dei finti incidenti, i periti non potevano rifiutarsi di sottoscrivere i sinistri. Se si rifiutavano, sarebbero stati puniti con feroci pestaggi. Dopo le truffe assicurative, Francesco Schiavone si specializzò nelle truffe alimentari. Negli anni 70 esisteva un ente che si chiamava AIMA. Questo ente si occupava della distruzione dei prodotti ortofrutticoli che erano in eccesso o che non potevano essere commercializzati per le regole europee. Gli agricoltori portavano i frutti al macero e ricevevano un rimborso per tutta la frutta che veniva distrutta. Francesco Schiavone al macero portava 0 kg di frutta. In cambio, riceveva enormi rimborsi economici. La frutta compariva solo sui documenti. Nella realtà non veniva distrutta nemmeno un grammo di frutta. Nel 1976 va in onda su Rai 1 la serie televisiva Sandokan. La serie televisiva è diretta dal regista Sergio Solima ed è tratta dal romanzo Il pirata della Malesia, scritto dallo scrittore Milo Salgari. Il protagonista di questa serie è il pirata Sandokan ed è interpretato dall'attore Kabir Bedi. Francesco Schiavone aveva una barba che somigliava molto a quella del protagonista della serie TV. Per questo motivo lo iniziarono a chiamare Sandokan. A dire il vero, questo soprannome a lui non piaceva proprio. E chi gli stava intorno capì che era meglio non chiamarlo così. Il suo modo di fare e di agire attirò l'attenzione di Antonio Bardellino. Antonio Bardellino, classe 1945, nato a San Cipriano d'Aversa, che è un comune che confina con Casal di Principe. Era il boss più carismatico che c'era in quel periodo nella provincia di Caserta. Antonio Bardellino, che tutti chiamavano Don Antonio, è stato il primo boss manager della Camorra. Don Antonio aveva grandi doti comunicative,
sapeva come trattare sia con gli amici e sia con i nemici. Antonio Bandettino era un uomo che manteneva a tutti i costi la parola data. E alla fine i suoi stessi nemici dicevano che di Antonio Bandettino ci si poteva fidare. Aveva un grande fiuto per gli affari. È stato il primo boss della Camorra ad andare a investire all'estero. Spagna e Sud America erano le sue mete preferite. Antonio Bandettino, oltre a saper usare la testa, sapeva anche sparare molto bene. E per questo motivo la famiglia mafiosa di Nuvoletta di Marano lo fecero entrare a far parte della loro famiglia e lo misero a capo del gruppo armato del clan. La famiglia Nuvoletta di Marano era una vera e propria famiglia mafiosa che operava in Campania. A capo della famiglia Nuvoletta di Marano c'erano i fratelli Lorenzo, che era la mente, Angelo, che era il consigliere, e Ciro Nuvoletta, che era il più feroce dei fratelli ed era a capo dei gruppi armati. I Nuvoletta erano legati a boss del calibro di Stefano Bondate, che era il capo della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù, e Rosario Riccobono, che era il capo della famiglia mafiosa di Partana Mondello. Ma era soprattutto con i corleonesi Luciano Riggio e Salvatore Reina che erano rapporti di amicizia. I due padrini trascorreranno interi mesi della loro latitanza nella zona di Marano di Napoli. I Nuvoletta di Marano, a loro volta, fecero combinare anche Antonio Bandettino in Cosa Nostra. La punciuta, cioè il rito di iniziazione di Antonio Bandettino in Cosa Nostra, avvenne alla presenza di Stefano Bondate e Rosario Riccobono. Don Antonio instaurerà da subito rapporti d'affari con i due capi famiglia palermitani, ma è con Tommaso Buscetta, detto Tommasino, che era un uomo d'onore della famiglia mafiosa di Porta Nuova, che si legherà in modo particolare. I due andranno ad abitare nello stesso palazzo in Brasile. Ad Antonio Bandettino non gli basta essere solo il braccio armato della famiglia mafiosa dei Nuvoletta. Don Antonio è molto ambizioso e mira molto più in alto. E la famiglia mafiosa dei Nuvoletta, conoscendo il suo valore, per non perdere una pedina importante come lui, gli consentono di fare affari anche al di fuori della famiglia. Così Antonio Bandettino crea un clan tutto suo e inizia ad arruolare tra le sue fila giovani criminali desiderosi di avere una rivalsa sociale. Antonio Bandettino osserva quel gruppo di ragazzi dalle teste matte che vivono nel vicino paese di Casal di Principe. In particolare rimane colpito proprio da Francesco Schiavone e ne apprezza le doti. Francesco Schiavone è disposto a commettere qualsiasi crimine e contro chiunque senza fare troppe domande. Sa usare le mani ed è molto bravo a sparare. Don Antonio non ci pensa solo due volte a farlo combinare nella sua associazione. Da quel momento Francesco Schiavone, alla corte di Antonio Bandettino, ha una piccola metamorfosi. Da ragazzo violento e disciplinato diventa un gregario di primo ordine e soprattutto non mette mai in mostra la qualità migliore che ha, ed è l'intelligenza. Preferisce essere considerato un ragazzo poco sveglio per non far conoscere la sua vera forza. Don Antonio ci casca e sottovaluta Francesco Schiavone. E sottovalutare quel ragazzo di Casal di Principe sarà il più grande errore che commetterà nella sua vita. Antonio Bandettino si espande rapidamente. Divenne un grande trafficante di droga. In particolare i suoi interessi si concentrarono sulla cocaina, perché intuì che a lungo termine avrebbe prodotto più introiti dell'eroina. Don Antonio controllava il racket nella zona versana giulianese e aprì molti locali notturni. Ormai era diventato in breve tempo un uomo di rispetto che amava vestirsi elegante e che faceva affari solo di un certo livello. Nella seconda metà degli anni 70, Antonio Bandettino instaura rapporti d'affari e diventa molto amico di Umberto Amadori, che è uno dei boss più feroci dell'epoca. I principali affari in cui è implicato Umberto Amadori sono il traffico di droga e il contrabbando di sigarette. Ogni tanto Umberto Amadori ha bisogno di un autista e Antonio Bandettino gli mette a disposizione proprio Francesco Schiavone. E quando glielo raccomanda la prima volta, gli dice che sa guidare molto bene, sa usare le armi ed è molto riservato, solo che è poco sveglio. Già, poco sveglio. Francesco Schiavone, in silenzio, cresce all'ombra di Antonio Bandettino, comportandosi come un perfetto soldato, ma contemporaneamente si circonda di ragazzi fidati,
pronti a tutto per lui. Ragazzi come Francesco Bidognetti, che tutti chiamano Cicciotto e Mezzanotte. Vincenzo De Falco, detto Fuggiasco, suo cugino Carmine Schiavone, e Michele Zaccaria, detto Capastorta. Nel 1976, a Napoli, nel carcere di Poggioreale, c'è un giovane detenuto che si chiama Raffaele Cutolo. In carcere a quel detenuto tutti lo chiamano semplicemente il professore, perché è uno dei pochi detenuti che sa leggere e scrivere. Il professore ha un'idea, ed è quella di raggruppare tutti i clan della camorra per creare un'unica grande forza che controlli tutti gli affari illeciti in Campania. Una forza che si contrapponga anche alla mafia siciliana. Il professore fonda la NCO. La NCO è un'organizzazione criminale con una struttura piramidale, come quella della mafia siciliana. Al vertice di questa struttura c'è proprio lui, Raffaele Cutolo. In breve tempo la NCO diventa la più potente organizzazione criminale esistita in Campania. Uno degli obiettivi del professore è quello di cacciare da Napoli la mafia siciliana, perché questa aveva il monopolio dei grandi affari internazionali come il contrabbando di sigarette e il traffico della droga. Per limitare l'egemonia della mafia siciliana in Campania, il professore chiede a tutti i clan della camorra che fanno affari con il contrabbando di sigarette una tassa su ogni casa di sigarette che sbarca a Napoli. I clan storici di Napoli non ci stanno. Così Luigi Giuliano, il re di Forcella, e Luigi Vollano, detto il Califfo, che controlla la zona di Portici, fondano la Fratellanza Napoletana. In un primo momento entrano a far parte della Fratellanza Napoletana Michele Zaza, il re del contrabbando di sigarette, Gennaro Ricciardi, che in quel periodo era il luogotenente di Luigi Giuliano a Secondigliano, e i Mallardo di Giuliano. Con il tempo il professore non si limita a colpire solo i clan che fanno affari con Cosa Nostra, ma sfida tutti i clan della camorra che non aderiscono alla NCO. Per punirli per non essere entrati a far parte della NCO, gli impone una tassa su ogni attività illecita che fanno. Così entrano a far parte della Fratellanza Napoletana boss del calibro di Antonio Bardellino, Carmine Alfieri di Piazzola di Nola, Pasquale Calasso, Enzo Moccia di Afragola. Per un'inventiva di un giornalista, la Fratellanza Napoletana cambia nome e diventa Nuova Famiglia. Tra la NCO e la Nuova Famiglia scoppia la più sanguinosa guerra di camorra che ci sia mai stata in Campania. Da 1978 a 1983 ci sono centinaia di morti ogni anno. Da una parte c'era la NCO di Raffaele Cutolo. Dall'altra parte c'era la Nuova Famiglia, che era una specie di consorzio del crimine campano. E in mezzo c'era la famiglia De Nuvoletta, che apparentemente si dichiararono neutrali, ma che in realtà agivano dietro le quinte, aiutando di volta in volta la fazione più debole, proponendo continue tregue, in modo che la guerra si prolungasse il più possibile, così da poter approfittarne per diventare più ricca e potente. Antonio Bardellino si rende conto presto del loro doppio gioco, così decide di uscire definitivamente dalla famiglia De Nuvoletta. Contemporaneamente, tutti i piccoli clan della provincia di Caserta, che non aderiscono alla NCO, riconoscono in Antonio Bardellino una valida alternativa. Lo riconoscono come colui che meglio li può guidare e proteggere i loro interessi, e lo eleggono come il loro capo. E poiché la maggioranza dei membri di questa confederazione sono di Casal di Principe, verranno chiamati il clan dei Casalesi. Anche i membri della Nuova Famiglia riconoscono in Antonio Bardellino una posizione di supremazia e lo identificano come il loro capo. Francesco Schiavone partecipa da protagonista nella guerra tra la NCO e la Nuova Famiglia. Sarà uno degli uomini più attivi sul campo di battaglia. E tale valore sarà premiato da Antonio Bardellino, concedendogli di partecipare al più grande summit della camorra, che fu organizzato nella tenuta della famiglia Nuvoletta per concordare un'ennesima tregua tra la NCO e la Nuova Famiglia. A quel summit parteciparono oltre 300 persone. Inoltre erano presenti anche Salvatore Riina, il capo dei capi della mafia siciliana, e suo cognato Leo Luca Pagarella, detto Luchino. A quel summit
Francesco Schiavone sedette a tavola con i più importanti boss della Comuna. L'unico inconveniente era che non poteva parlare ed esprimere le proprie idee. L'unico dei casalesi che poteva parlare era Antonio Bardellino. La figura di Antonio Bardellino era troppo superiore per Francesco Schiavone. A quell'incontro alla fine fu raggiunto un accordo per una nuova tregua. Io ho partecipato quasi a parecchie riunioni e ho trovato Bardellini che era contro, non condivideva questa pacificazione con Cutolo, in quanto lui chiedeva vendetta dei morti, dei suoi affiliati che gli erano stati ammazzati da Casillo e da Cutolo. Molti membri della nuova famiglia, tra cui Antonio Bardellino e Umberto Amaturo, non erano d'accordo. E per far finire la tregua e far riprendere le ostilità, fecero esplodere una bomba a Ottaviano fuori la casa di Raffaele Cutolo. La guerra riprese più violenta di prima. Alla fine a vincere quel conflitto furono quelli della nuova famiglia e i casalesi, insieme al gruppo Alfieri di Nola, furono coloro che ereditarono l'enorme potere di Raffaele Cutolo. Chiuse le ostilità con Raffaele Cutolo, Antonio Bardellino aprì subito un altro conflitto. Questa volta attaccò la famiglia mafiosa dei Nuvoletta di Marano. L'obiettivo era quello di vendicarsi del doppio gioco che avevano fatto i fratelli Nuvoletta durante la guerra con Raffaele Cutolo. Inoltre, Antonio Bardellino era convinto che erano stati i Nuvoletta di Marano a farlo arrestare il 3 novembre del 1983 mentre si trovava in Spagna. Il clan dei Casalesi, guidato da Antonio Bardellino, e la nuova famiglia di Carmine Alfieri erano un'unica identità in due organizzazioni separate. Tale era il rapporto di amicizia che c'era tra Antonio Bardellino e Carmine Alfieri. I due superboss unirono le loro forze contro la famiglia Nuvoletta di Marano e per abbattere la loro resistenza dovettero mettere in campo tutta la loro forza militare. Per mettere fuori gioco la famiglia di Nuvoletta, Antonio Bardellino e Carmine Alfieri dovettero ricorrere a due azioni eclatanti. La prima fu quella di assaltare direttamente la masseria di Poggio Valesana, che era il quartier generale di Nuvoletta. L'intento era quello di sterminare l'intera famiglia di Nuvoletta in un sol colpo. Qui si videro le doti del leader che aveva Antonio Bardellino. Don Antonio era cresciuto criminalmente in quella masseria. Conosceva ogni angolo della tenuta. Inoltre, per dare maggior coraggio ai suoi uomini, che stavano per compiere quell'impresa, si mise a capo del gruppo di fuoco che stava per compiere l'assalto. L'operazione militare dei Casalesi scattò il 10 giugno del 1984. Una squadra armata, composta da più di 14 killer, con a capo Antonio Bardellino, assaltò la masseria di Nuvoletta. I fratelli Lorenzo e Angelo riuscirono a scappare, mentre Ciro, il più piccolo dei fratelli, venne bloccato ed eliminato. Fu lo stesso Antonio Bardellino a dargli il colpo di grazia, sparandogli un colpo di pistola in pieno viso. Alla fine, l'operazione militare dei Casalesi non portò grandi risultati. Difficilmente i Nuvoletta di Marano avrebbero concesso una seconda possibilità ai Casalesi di assaltare nuovamente il loro fortino. Il duo Bardellino-Alfieri, allora, cambiarono bersaglio e decisero di colpire il principale alleato di Lorenzo Nuvoletta, ed era Valentino Gionta, il boss di Torre Annunziata. Valentino Gionta era molto furbo. Sapeva di essere finito nel mirino dei Casalesi e allora si diede alla latitanza. Bardellino Alfieri, per indebolire il clan Gionta, decise di compiere un'azione ancora più eclatante dell'assalto alla masseria di Nuvoletta. Stavolta decisero di attaccare il circolo dei pescatori, che si trova a Torre Annunziata. Lì si incontravano gli uomini del clan Gionta. Questa volta l'obiettivo era quello di uccidere più uomini possibili. Il 26 agosto 1984, a Torre Annunziata, era una bella domenica. Le famiglie affollavano le strade del comune, quando a mezzogiorno preciso un bus turistico parcheggiò fuori al circolo dei pescatori. Dal bus, invece di uscire turisti con macchine fotografiche a collo, uscirono i killer di Antonio Bardellino e Carmine Alfieri, sparando all'impazzata su tutto quello che si muoveva all'interno e all'esterno del circolo dei pescatori. Fu una vera e propria strage. Alla fine si contarono 8 morti e 7 feriti, tra cui una bambina di 8 anni.
i Nuvoletta di Marano decisero di alzare bandiera bianca e in segno di arresa fecero arrestare Valentino Gionta, il boss di Torre Annunziata. È questo che osò scrivere il giornalista Giancarlo Siani in un articolo sul Mattino, ed è per questo che venne ucciso il 23 settembre del 1985. Chiuse le ostilità con i Nuvoletta di Marano, Antonio Bardellino si poté dedicare agli affari. Don Antonio era il capo, Mario Iovine era il suo braccio destro e il nipote Paride Salzillo gestiva i suoi interessi. Il clan dei Casalesi crebbe a dismisura. Non riuscivano nemmeno a contare i soldi che arrivavano nelle casse del clan. In tutto questo Francesco Schiavone aveva un ruolo secondario. In quel periodo lo spessore criminale di Antonio Bardellino era troppo elevato per poter prendere una qualsiasi iniziativa contro di lui. Allora si mette lì e attende. Attende che arrivi il suo momento. E attende l'occasione giusta per prendere l'iniziativa. E l'occasione giusta arriva nel 1988. Mario Iovine, il braccio destro di Antonio Bardellino, ha un fratello che si chiama Domenico, che tutti chiamano semplicemente Mimì. Tutti sospettano che Domenico sia uno che parla con i carabinieri. Don Antonio lo viene a sapere e invita il suo braccio destro a prendere provvedimenti. Antonio Iovine dice che metterà le cose a posto, ma non prende mai l'iniziativa di aggiustare le cose con il fratello. Antonio Bardellino commette il secondo più grande errore della sua vita. Va a vivere all'estero. Viaggia spesso tra il Portogallo e Sud America ed è proprio in Brasile che va a vivere. Mai nella storia della camorra o della mafia siciliana o di qualsiasi organizzazione criminale il capo ha potuto permettersi il lusso di abbandonare il suo territorio. Vi ripeto, quello è stato il secondo più grande errore commesso da Antonio Bardellino nella sua vita. Il primo errore è stato quello di sottovalutare uno come Francesco Schiavone. Antonio Bardellino va a vivere in Brasile e delega gli affari del clan a suo giovane e inesperto nipote Davide Salzillo. Francesco Schiavone capisce che è il momento di agire e inizia a tramare alle spalle di Don Antonio e convince molti uomini a passare dalla sua parte, mettendo in giro la voce che Don Antonio teneva per sé i guadagni dell'organizzazione e al resto del clan lasciava solo le briciole. Così uomini come Francesco Bidognetti, Vincenzo De Falco e Michele Zaccaria, detto Capastorta, si legarono ancora di più a lui. Antonio Bardellino, nel 1988, a Santo Domingo, sfugge a un blitz dei carabinieri. Qualcuno mette in testa ad Antonio Bardellino che a tradirlo sia stato proprio Domenico Iovine, il fratello di Mario, il suo braccio destro, e lo fa eliminare senza mettere al corrente dell'iniziativa il suo braccio destro. Antonio Bardellino intuisce che all'interno del suo clan le cose non vanno come dovrebbero andare. Allora ritorna in fretta in provincia di Caserta per mettere le cose a posto. Antonio Bardellino contatta il suo storico alleato, Carmine Alfieri, e gli dice che deve mettere un po' di cose a posto nel suo territorio e quindi di non preoccuparsi se sente venire qualche rumore dalla zona di Caserta. Subito dopo quell'incontro vennero uccise 7-8 persone nel casertano. A quel punto Antonio Bardellino era convinto di aver sistemato le cose e se ne ritorna in Brasile. Come ho detto che noi eravamo legati con Bardellino e lui stava, era latitante e diciamo è stato per un periodo a San Domingo. Io ricordo 3 mesi prima che lui fu ammazzato e venne a trovarmi e stette 2 o 3 giorni con me, dormì con me e cose, e quale mi disse, io adesso me ne torno di nuovo a San Domingo, ma fra 4, 5, 6 mesi dice me ne torno qua. E lui dico va bene, anzi di più mi disse che lui doveva fare un po' di pulizia stessa all'interno del suo clan, no? Dice, voi se sentite qualche notizia che è morto qualcuno, dice non mi preoccupate, perché c'è stessa una cosa interna nostra. Francesco Schiavone, fino a quel punto, aveva mostrato la sua abilità nel maneggiare le armi. Da quel momento in poi, mostra tutta la sua intelligenza criminale. Francesco Schiavone mette in testa a Mario Iovine che Antonio Bardellino ha esagerato nel far uccidere il fratello Domenico e lo convince a vendicarsi. Mario Iovine raggiunge Antonio Bardellino in Brasile e chiede di incontrarlo. Antonio Bardellino, a sua volta, non si fida più del suo braccio destro
intuisce cosa in testa Mario Iuri e cerca di anticipare le sue mosse. Ma il suo piano non funziona, ormai è troppo tardi. Dal 26 maggio del 1988 non si sa più niente di Antonio Bardellino. Secondo alcuni collaboratori di giustizia, Mario Iovine avrebbe ucciso Antonio Bardellino fracassandogli la testa con un martello e avrebbe seppellito il suo corpo in una spiaggia vicino alla sua villa, a Búzios, in Brasile. Francesco Schiavone aveva organizzato tutto nei minimi dettagli. Mentre Mario Iovine in Brasile stava uccidendo Don Antonio, lui a Casale aveva organizzato un incontro con Davide Salzillo, il nipote di Antonio Bardellino. Mentre Francesco Schiavone e padre di Sanzillo e altri uomini fedeli a Sandoval sono seduti a parlare di affari, da Brasile arriva la telefonata di Mario Iovine che li avvisa della morte di Antonio Bardellino. A quel punto Francesco Schiavone avvisa Paride che suo zio è morto e che adesso tocca a lui. Davide si siede su una poltrona e si lascia strangolare senza reagire. O marsigliese, siamo a Basile, la sera prima aspettava perché sapeva che c'era l'incontro tra Mariovene e Bardellino, aspettava che arrivava la telefonata di Bardellino che diceva che aveva eliminato Mariovene. Invece la telefonata arriva tutto il contrario, che c'era stato un altro complotto tra mio cugino, tra De Falco, d'accordo con Mariovene, di eliminare Bardellino. Infatti Bardellino gli diede l'appuntamento al lunedì, mi sembra, guardato, non ricordo comunque il giorno, nel mese di maggio 88. Gli diede l'appuntamento che si vedevano a Rio. Mentre Bardellino da Santo Domingo arriva un giorno prima, poiché aveva le copie delle chiavi di una villa che si trovava a Burgnos, insomma sulla zona vicino Rio, aspettava che arrivasse Mariovene. Mariovene, che capì la trappola, posto di scendere a Rio, che a Rio aveva, diciamo, della gente Antonio Bardellino, scese a San Paolo del Brasile, dove lì faceva il tassista un parente della sua convivente, che poi dove fu ammazzato a Cascais, che viveva con lui, che gestiva Night, aveva Night Club. Si fece accompagnare poi con la macchina. Quando arrivò, che passò fuori alla villa, che quello faceva il tassì, ci stava anche nei tassì, se ne accorse che la villa era abitata e che Bardellino stava già dentro. Allora aspettò che Bardellino se ne uscisse, con aveva uno sdomobile verde là, lui parcheggiato, che avevano i chiavi tutte e due, che se ne uscisse, diciamo, si fece sera, e lui si andò a scavare un fosso, come mi raccontò poi, sul lungo oceano. Si scavò un fosso, poi ritornò indietro, entrò nella casa, questa villa che aveva a Burgnos, sperando di trovare una pistola, che aveva un 38 speciale lui là in una scatola di scarpe. Solo che non lo trovò, Bardellino se n'era già appropriato. E si armò, trovò una mazza di ferro, quei martelli grossi, e aspettò dietro alla porta che entrasse Bardellino. E dopo 2 o 3 ore Bardellino rientrò tranquillo, che l'appuntamento l'aveva il giorno dopo. Lui chiuso tutto a posto, tutto sistemato, quando Bardellino aprì la porta ed entrò, lui gli ha dato 2 o 3 mazzolate in testa. Ho capito. E l'ha ammazzato. Ho capito. La volta in un tappeto, si prese tutti i documenti. No, voglio sapere, quando la notizia arrivò a Casale, che cosa avvenne? Poi telefonò a Casale, dice potete agire. E Bardellino, per quello che è a sua conoscenza, è ancora vivo? Ero? È ancora vivo Bardellino? No, è morto Bardellino, per me è morto. Quindi è scomparso sostanzialmente? Sì, l'hanno ammazzato stessi i suoi compagni. Quel giorno Luigi Basile, fedelissimo di Antonio Bardellino, riesce a sfuggire a un attentato ai suoi danni. Non tenta nemmeno di mettersi in contatto con gli ultimi fedelissimi di Antonio Bardellino, va direttamente a consegnarsi sulla caserma dei carabinieri. Da quel momento diventa un collaboratore di giustizia. Antonio Salzillo, il fratello di Paride, inizia una resistenza contro il gruppo dei casalesi. Il momento cruciale dello scontro dei due gruppi avvenne il 17 dicembre del 1988. Quel giorno Francesco Schiavone voleva chiudere i conti una volta e per tutte con Antonio Salzillo e organizzò una trappola. Fa arrivare all'orecchio di Antonio Salzillo che la sera del 17 dicembre Raffaele Diana, uno dei suoi fedelissimi, sta giocando a carte in una bisca clandestina, a Casa Pesena. Antonio Salzillo e i suoi uomini impugnano le armi e vanno a Casa Pesena per eliminare Raffaele Diana.
così cadono nella trappola. Appena si avvicinano alla bisca, escono gli uomini di Satana e iniziano a sparare contro i nipoti di Antonio Bardellino. Antonio Sarzillo riesce a sfuggire all'agguato e decide di abbandonare la provincia di Caserta. Nell'imboscata muore un suo uomo. Quella sera stessa, un corteo di auto con 300 uomini armati sfilano per le strade del piccolo paese di Casapesena. Il corteo arriva fin sotto la casa di Antonio Bardellino. Quello è segnale che ormai le cose sono cambiate e c'è un nuovo capo. Nei mesi successivi, Francesco Schiavone e il suo gruppo annientano le ultime resistenze dei fedelissimi di Antonio Bardellino. Adesso il clan dei Casalesi ha una nuova gerarchia. A capo del clan ci sono Mario Iovine e Francesco Schiavone. Un gradino sotto ci sono Francesco Bidognetti, Michele Zaccaria e Vincenzo De Falco. Ed inizia ad avere un ruolo da protagonista Antonio Iovine, detto Nino. Da questo momento in poi, i casalesi mettono le mani su ogni fonte di guadagno che c'è nella provincia di Caserta. Francesco Schiavone mandò un messaggio anche a Carmine Alfieri, che era lo storico alleato di Antonio Bardellino. Francesco Schiavone gli spiegò i motivi che spinsero il clan a rivoltarsi contro il loro capofamiglia. E se Don Carmine era d'accordo, le cose tra le due organizzazioni potevano continuare come prima. In nome degli affari, Carmine Alfieri rinnovò l'alleanza con i casalesi. Senti, quel periodo, stiamo parlando cioè dopo l'88, che rapporti prima e dopo l'88, comunque in quel periodo lì, che rapporti avevate con Carmine Alfieri? Noi sempre bene, fino all'88 lui era sotto a Bardellino, che rimase nel gruppo Bardellino, diciamo con un certo rispetto nel gruppo Bardellino che lui aveva. E stava a disposizione. Dopo l'eliminazione di Bardellino lui passò lo stesso con noi come gruppo di amico, perché poi Carmine Alfieri era amico mio, diciamo, è stato qualche anno con me pure in carcere. E passò però diciamo senza più avere degli obblighi verso Bardellino, in parità, e ci suddividemmo le zone. Lui assorbì tutta la zona vesuviana e noi rimanemmo con la zona di Caserta e parte del Beneventano e sino alla zona romana, diciamo. Luigi Basile, ex fedelissimo di Antonio Bardellino, parla e racconta tante cose agli inquirenti. Parla soprattutto di Francesco Schiavone. Luigi Basile è il primo a fornire le prime informazioni utili a costruire il percorso che ha portato Francesco Schiavone ai vertici del clan. Da quel momento Sandokan si dà la latitanza. In realtà Luigi Basile, detto in marsigliese, collabora per poco tempo con la giustizia. Il gruppo dei casalesi riesce a mettersi in contatto con lui e gli fa un'offerta. Gli offre denaro e garantisce che nessuno gli farà del male a patto che ritratti tutto e smetta di collaborare con la giustizia. Luigi Basile accetta l'offerta e ritorna sui suoi passi. Il problema per Francesco Schiavone è che comunque Luigi Basile, in quei pochi giorni da collaboratore di giustizia, ha riempito pagine e pagine di verbali e gli inquirenti continuano a indagare su quelle dichiarazioni e soprattutto continuano a cercare Sandokan. La latitanza di Francesco Schiavone finisce il 22 maggio del 1989. Quel giorno Sandokan viene arrestato in Francia, a Milleri, che è un piccolo paesino situato a pochi chilometri da Lione. Quando gli agenti fanno irruzione nel covo dove si nascondeva, Francesco Schiavone gli mostra una carta d'identità falsa. La carta d'identità è intestata a un certo Raffaele Arichieri. Gli investigatori non cadono nel trucco del boss casalese. Sanno bene chi è l'uomo che hanno davanti. Quel giorno, insieme a Sandokan, vennero arrestati altri 4 uomini che venivano dal casertano e 5 cittadini francesi. Le forze dell'ordine, probabilmente con il loro blitz, posero fine a un incontro in cui il boss casalese e gli uomini francesi si stavano mettendo d'accordo per mettere in piedi un grosso traffico di droga e una serie di affari illeciti nel triangolo Nizza-Lione-Marsiglia. I giudici francesi inflissero 10 mesi di carcere a Francesco Schiavone per possesso di documenti falsi. Inoltre la magistratura francese voleva processarlo per associazione a delinquere, omicidio e occultamento di cadavere. I giudici italiani invece volevano processare Sandokan per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione e altri reati minori. Ad aiutare Francesco Schiavone è il nuovo codice di procedura penale,
che entra in vigore proprio nel 1989. Il nuovo codice riduce a 6 mesi la decorrenza dei termini massimi della custodia cautelare. Così Francesco Schiavone e gli altri uomini arrestati con lui in Francia ritornano liberi. Ad un certo punto il clan dei Casalesi non aveva nemmeno più bisogno di andare a minacciare gli imprenditori, talmente che era ramificato nel territorio e teneva la zona sotto controllo. Un imprenditore che voleva costruire nel Casertano, per la prima cosa, andava da capizona dell'organizzazione a mettersi a posto con il pizzo. Dal punto di vista imprenditoriale, i Casalesi sono uno dei clan più efficienti della Camorra. Antonio Bardellino era riuscito a infiltrarsi in tutti gli strati della società e i suoi eredi avevano perfezionato la sua macchina da soldi. Non c'era settore economico dove il clan dei Casalesi non aveva le mani. Appalti pubblici, estorsioni ai commercianti, sfruttamento della prostituzione, bische clandestine, traffico di droga. Facevano affari persino con la distribuzione di prodotti nei bar, nei ristoranti, nei supermercati, nelle mense. In quasi tutte queste attività i commercianti potevano comprare solo prodotti che decidevano i Casalesi. Ma è verso la fine degli anni 80 che i Casalesi mettono le mani sul grande affare della loro vita, ed è quello dei rifiuti. I Casalesi trasformano in oro cumuli di immondizia, trasformano in oro persino i rifiuti tossici, e per fare ciò iniziano ad inquinare il loro stesso territorio. Nella zona in cui sono stati scaricati le tonnellate di rifiuti tossici, nel giro di breve tempo, si vedono gli effetti causati dall'inquinamento delle falde acquifere. In quelle terre, il numero delle persone che si ammala e muore a causa di tumori aumenta vertiginosamente, fino a farla diventare la zona d'Europa con la più alta percentuale di persone che si ammala e muore di tumori. Attenzione, tutto questo non dipende solo dalla Camorra. Oggigiorno si ritiene che i clan della Camorra siano i responsabili principali di quello che è avvenuto in quelle campagne. In realtà, quelle terre sono state inquinate principalmente da imprenditori e uomini della politica che si sono serviti dei clan per il controllo che hanno nei territori. E così, per interessi economici di imprenditori senza scrupoli, uomini della politica corrotti e camorristi, è stata distrutta quella che una volta era la terra più fertile da coltivare in Italia e forse nel mondo. Il principio di base che univa il vertice del clan dei Casalesi era quello che gli affari sono tanti e tutti dobbiamo arricchirci senza fare più guerre tra di noi. Ogni membro si doveva occupare di una parte del territorio. Tutti i membri di spessore dell'organizzazione avevano la possibilità di fare affari di proprio conto. Venne creata una cassaforte comune dove ognuno era tenuto a versare una percentuale dei propri introiti. Le cose sembrava che andavano bene, invece c'è ancora una cosa da sistemare. A Francesco Schiavone non va di dividere lo scettro del comando con Mario Iovine. Mario Iovine ha due problemi. Il primo è quello che commette lo stesso errore di Antonio Bardellino. Va a vivere all'estero, in Portogallo, allontanandosi così dal suo territorio. Il secondo problema è che fa uso di droga, la cocaina. E questo non gli permette di essere sempre lucido e pronto a reagire agli eventi che capitano attorno a lui. Agli inizi degli anni 90, Vincenzo De Falco, o Fuggiasco, inizia a prendere delle iniziative per proprio conto. Senza avvisare i vertici dell'organizzazione, cerca di inserire degli uomini legati a lui nel comune di Casal di Principe, in modo da poter controllare gli appalti. Enzo De Falco era convinto di poter portare avanti gli affari del clan gestendoli come propri, in modo da poter tenere gli utili solo per sé e i suoi uomini. Francesco Schiavone non poteva permettere che avvenisse una cosa del genere nel suo territorio e decise di eliminare Enzo De Falco. Francesco Schiavone invitò Enzo De Falco a partecipare a una riunione a casa di Gaetano Corvino, che era il vice sindaco e assessore alle finanze del comune di Casal di Principe. In quella riunione probabilmente Francesco Schiavone voleva chiudere i conti con Enzo De Falco. Solo che a quella riunione, invece di presentarsi Enzo De Falco, ci vanno i carabinieri, che dopo un conflitto a fuoco arrestano tutti i partecipanti, compresi Francesco Schiavone e Francesco Bidognetti. I vertici del clan sospettano che a fare la soffiata ai carabinieri sia stato proprio Enzo De Falco.
Per questo motivo viene ucciso il 2 febbraio del 1991, mentre era a bordo della sua auto a Casal di Principe. È l'inizio di una nuova guerra. Il 6 marzo del 1991, il fratello di Enzo De Falco, Nunzio, reagisce e fa uccidere Mario Iovine. Lo fa uccidere a Cascais, in Portogallo, nella città dove era andato a vivere. Lo fa uccidere proprio nel momento in cui si trovava in una cabina telefonica e stava per fare una chiamata. Nunzio De Falco crede di aver indebolito il clan dei Casalesi. In realtà ha fatto solo un piacere a Francesco Schiavone, liberandolo dalla figura di Mario Iovine. Ora era solo Sandokan che comandava, con Francesco Bidognetti al suo fianco. Nel frattempo, Francesco Schiavone viene nuovamente liberato. La prima sezione penale, presieduta dal giudice Corrado Cannevale, annulla il provvedimento di custodia cautelare relativa all'accusa di associazione camorristica, sostenendo che non c'erano elementi sufficienti per sostenere che Sandokan era un boss. E sta poco tempo libero. Viene nuovamente arrestato per scontare 3 mesi di carcere per un vecchio reato. 3 mesi di carcere si possono anche fare. Una volta ritornato in libertà, si concentra nella gestione del clan e soprattutto nella guerra contro i De Falco. Le forze in campo sono impari. Il clan dei Casalesi è superiore a De Falco per numero di killer e per potenza economica. Per i De Falco le cose si mettono subito male. Per questo motivo cercano di giocarsi un'ultima carta. Agli inizi degli anni 90, a Casal di Principe, c'è un sacerdote che lotta contro il clan della Camorra. Quel sacerdote è uno dei pochi bagliori di speranza che ha il popolo di Casale. Quel sacerdote si chiama Giuseppe Diana. Tutti nel paese lo chiamano in modo affettuoso Don Peppe. Don Peppe, con le sue omelie, dà parecchio fastidio ai casalesi, ma i casalesi decidono di non fare niente. A prendere l'iniziativa sono i De Falco, che uccidono Don Peppe Diana il 19 marzo del 1994, proprio il giorno del suo onomastico. Il loro intento era quello di far ricadere la colpa su Francesco Schiavone e i suoi alleati, in modo da costringere lo Stato a reagire contro il calante casalesi, in modo da indebolirlo, così De Falco avrebbe avuto qualche possibilità in più per avere il sopravvento sui loro rivali. Ma il loro piano non riesce a salvarli dalla furia di Sandokan. I casalesi prima uccidono Giuseppe De Falco, che era un altro fratello di Nunzio, poi uccidono l'avvocato Aldo Scalzone, che era il consigliere di Nunzio De Falco. I casalesi uccidono quasi tutti i killer che erano a disposizione della famiglia De Falco. Alla fine Nunzio, rimasto da solo, decide di scappare in Spagna e ritirarsi dagli affari. Francesco Schiavone, tolto di mezzo i De Falco, e soprattutto grazie a De Falco, tolto di mezzo anche Mario Iovine, non ha più nessuno che può contrastarlo. Diventa lui la vera guida del clan dei casalesi. Ma a differenza dei suoi predecessori, divide potere e guadagni con gli altri membri dell'organizzazione. Ma proprio nel momento più fiorente dell'organizzazione si vedono i danni causati dalla faida con i De Falco. Nel 1993, durante la faida con i De Falco, Carmine Schiavone, il cugino di Sandokan, dopo 2 anni di latitanza, si consegna alle forze dell'ordine e decide di diventare un collaboratore di giustizia. Le dichiarazioni di Carmine Schiavone scuotono il clan dei casalesi, il mondo dell'imprenditoria e quello della politica. Nell'organizzazione Carmine Schiavone non era un semplice gregario, ma era la mente economica dell'organizzazione. Carmine Schiavone parla e dice tutto quello che sa. Parla delle guerre di Camorra che ci sono state in Campania negli anni 80. Parla del riciclaggio dei soldi, soprattutto parla degli appoggi politici del clan e del business dei rifiuti tossici. Le dichiarazioni di Carmine Schiavone e quelle di altri pentiti posero fine al silenzio che per anni aveva avvolto quel territorio e diedero vita all'operazione Spartacus, che è stata la più grande operazione fatta dalle forze dell'ordine contro la criminalità organizzata nella provincia di Caserta. Nel dicembre del 1995 vennero emessi ben 145 mandati di cattura. Oltre ai membri dell'organizzazione, tra gli arrestati figuravano anche molti imprenditori e amministratori locali. Inoltre vennero sequestrati a clan beni per oltre 1.500 miliardi delle vecchie lire. Francesco Schiavone riesce a sfuggire al blitz delle forze dell'ordine e si dà la latitanza. Da quel momento i casalesi diventano esperti costruttori di bunker,
che i capi dell'organizzazione useranno come rifugi. È da quei bunker che Sandokan continuerà a comandare e a gestire l'organizzazione. In quei bunker Francesco Schiavone si nasconderà insieme a tutta la sua famiglia. Francesco Schiavone viene arrestato l'11 luglio del 1998. Si nascondeva in un bunker costruito sotto la sua villa di Casal di Principe. Il bunker era un enorme appartamento di 100 metri quadrati, senza porte e senza finestre, con diversi cunicoli creati come vie di fuga. Il bunker era completamente invisibile all'esterno. Le forze dell'ordine, quando irruppero nella villa, non riuscirono a individuare il nascondiglio. Fu un ufficiale dei carabinieri a notare delle strane bocche di aerazione e ci fa sparare dentro dei lacrimogeni. Ed ecco che udirono la voce di Francesco Schiavone, che invitava le forze dell'ordine a non sparare, perché con lui là dentro c'erano anche le sue figlie. Aprì la botola e si arrese. Gli uomini della sezione catturandi tennero sotto controllo la zona, facendo finta di essere operai che lavoravano nelle fogne. E per essere più credibili, pagarono anche il pizzo. Una volta Carmine Schiavone, il cugino di Sandokan, disse che se le forze dell'ordine volevano arrestare il cugino, dovevano cercare vicino alle sue bufale. Le bufale per Francesco Schiavone erano una vera e propria passione. Infatti la villa dove venne arrestato si trovava proprio vicino alle sue tenute. Inoltre nel bunker vennero trovati molti quadri dipinti da Sandokan, perché la pittura era un'altra passione che aveva. Tra i tanti quadri che vennero trovati c'era anche un suo autoritratto. È un quadro dedicato a Napoleone Bonaparte. Francesco Schiavone aveva una vera e propria passione per l'imperatore francese. Nel bunker, infatti, vennero trovate molte opere letterarie dedicate a Napoleone Bonaparte. Qualche giorno dopo il suo arresto, iniziò il processo Spartacus. Durante il processo Spartacus, Francesco Schiavone prese la parola per dire che il processo era condizionato da un clima ostile e pregiudizievole. Un processo che era nato grazie a un complotto politico organizzato dall'ex senatore Lorenzo Diana ed era basato su articoli di giornali e sul libro scritto da Nanni Balestrini che si intitolava Sandokan, storia di Camorra ed era dedicato proprio a lui. In quel libro i pentiti avrebbero trovato gli argomenti per denunciarlo. Il processo Spartacus si concluse il 10 gennaio del 2010. Quel giorno la Corte di Cassazione confermò gli ergastoli per Francesco Schiavone e tutto il vertice del clan dei Casalesi. Francesco Schiavone si è sposato con Giuseppina Nappa. Dalla loro storia sono nati 7 figli, 5 maschi e 2 femmine. I figli maschi hanno tutti seguito le orme paterne. Nicola Schiavone, il figlio più grande, venne arrestato il 15 giugno del 2010 ed è stato condannato all'ergastolo per omicidio. Dal 2018 ha iniziato a collaborare con la giustizia. Dal 2021 ha deciso di collaborare con la giustizia anche il fratello Walter. Anche Giuseppina Nappa, la moglie di Sandokan, da quando i figli hanno cominciato a collaborare con la giustizia, ha deciso di diventare una collaboratrice di giustizia ed è andata a vivere lontana da Casal di Principe. Oggi vive in una località protetta insieme alle due figlie, Angelica e Chiara. Entrambe le figlie furono concepite durante la latitanza di Sandokan. Nel frattempo a Francesco Schiavone gli è stato diagnosticato un tumore e a sorpresa da febbraio del 2024 anche Sandokan ha deciso di collaborare con la giustizia e una delle richieste che ha fatto ai magistrati è stata quella di voler morire a casa sua, circondato dalla sua famiglia. Gli altri figli, Carmine, Ivanoe ed Emanuele Libero, però non si sono pentiti. Anzi, quando la DIA è andata a proporre loro la protezione dello Stato per il pentimento del padre, hanno detto no, grazie. Carmine è al 41 bis come il padre. Anche Emanuele Libero attualmente è rinchiuso in carcere.